farmacia aeronautica militare che si occupa della constatazione dell'efficienza fisica del personale militare della mia base. E nel tempo libero diciamo che mi dedico a seguire preparazione atletica nel windsurf, nei ragazzi giovani e in quelli meno giovani. Seguo presso il Windsurf Inc. del Cagliari l'attività preagonistica nella classe Tecno 293 e anche nello slalom dei ragazzi giovani che si vogliono dedicare allo slalom. Diversi anni or sono ci siamo dedicati alla preparazione fisica divertendoci con Andrea Curchi, ottenendo degli ottimi risultati e pian piano ci siamo migliorati nella specificità di questo sport, ottenendo sempre più migliori risultati. Mentre nella Coppa del Mondo, nello specifico il PVA, mi dedico a dare delle consulenze abbastanza approfondite a atleti del calibro di Menegatti, di Rosati. Ho iniziato ad affacciarmi al PVA con gli atleti del PVA lo scorso anno grazie ad Andrea Cucchi che mi chiamò interessato e ci vedemmo poi a Reggio Calabria dove ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere atleti del calibro di Giorgio Angulo, Pascal Toselli, stesso Andrea Cucchi. Che hai seguito? Che ho seguito, sì, è molto interessante seguire questi atleti in questo tipo di disciplina durante la competizione perché diverse sono le problematiche che devono essere affrontate. Allora, la prima cosa che pare, immediatamente quando tasti questi campi, così professionali e competitivi, ti accorgi dei problemi fisici a cui vanno incontro gli atleti. Problemi fisici dovuti essenzialmente ai sovraccarichi cui sono sottoposti. Pensate che loro entrano con una tavola di 107 di volume, con una OTSE dai 20 ai 25 nodi, che per noi è impensabile. Per cui a livello articolare e muscolare hanno dei carichi notevoli. Per cui che la preparazione fisica riveste un ruolo molto importante. Ho visto tanti atleti con problemi fisici non indifferenti, atleti anche di grosso calibro e con nomi molto importanti. Con l'ultimo Alberto. Alberto si è affacciato quest'inverno, presentava dei problemi fisici non indifferenti. Pensavo che la prestazione fisica per quest'anno fosse sicuramente compromessa, ma abbiamo cercato all'ausilio di diversi medici, fisioterapisti, eccetera, di rimettere un attimino su in carreggiata e provare un attimino a farlo competere. Ci abbiamo provato, abbiamo visto che la cosa poteva funzionare, ma non potevamo rischiare di non averlo al 100% per il prossimo anno. Quindi si è optato per quest'anno di abbiare alle competizioni del 2014 per poter essere presenti nel 2015 al 100%. Ma i problemi di Alberto sono dovuti a una non giusta preparazione atletica? È difficile dirlo, sicuramente sono dei carichi, dei sovraccarichi di allenamento. Quindi sollecitazioni molto importanti che gli ho sostenuto senza un adeguato scarico. Costa Brava ti abbiamo visto fare colazione con Dunkerberg, pare che si sia interessato anche lui all'argomento. Ma no, non è che ho fatto colazione con Dunkerberg, avevo il piacere di averlo vicino, nel bungalow vicino, per cui quando mi alzavo a fare colazione anche lui faceva colazione, ma non facevamo assieme. Vedevo che lui era molto interessato a quello che facevamo con Alberto tanto fuso anche perché lui ha una certa età, quindi lui ha una certa età, presenta sicuramente dei problemi importanti anche nella deambulazione, per cui i problemi ci sono, l'età c'è, con tutto quello che ha fatto, con tutti i titoli che ha vinto, sovraccarichi sicuramente ne ha avuto, ma un campione come lui ce lo porti qui a Cagliari dunque